Come una favola, un sorriso in faccia al cancro è l'opera seconda del vogherese Millero Gadri, già noto con lo pseudonimo di romantico alcolista, in uscita in questi giorni con il libro La transalcolica vita di Angie Artù. Allora, La transalcolica vita di Angie Artù è un libro nato bevendo un sacco di birrette la sera e non dormendo, quindi alcol e poco sonno hanno tradotto questo bel libretto. È il semiseguito della rocambolesca avventura di un romantico alcolista, che è il mio primo libro, che ho fatto l'anno scorso, che racconta la storia di Artù, che è il mio pseudonimo, che è uno stampalatero metropolitano che attraverso guai, amori, amici persi, lavoro che non c'è, un sacco di cose, le cose normali di adesso, e alla fine ne esce sempre col sorriso, perché la sua qualità come supereroe aveva un sorriso. Poi mi sono detto che avevo ancora delle cose da dire e quindi ho scritto una storia sul cancro, che detto così sembra una cosa molto seria, ma invece è un libro che fa molto ridere. Ho parlato di cancro in maniera molto col sorriso. Nella mia vita ho avuto persone che sono state malate e sono volate via per il cancro, tra cui mia mamma e mio nonno. Ma loro hanno sempre combattuto questa, sono stati baciati, io lo dico così, da questa malattia, e l'hanno combattuto col sorriso fino alla fine. E quindi ho preso questo motto e con il sorriso ho combattuto le battaglie che abbiamo tutti noi nella nostra vita. E poi c'è un po' di cose che bisogna leggere comunque per capirlo meglio. Anche in questo caso quindi l'obiettivo è quello di sensibilizzare i lettori in merito alle brutte malattie che ci colpiscono, mantenendo comunque un sorriso sul volto. Anche in questo, come nel primo, ci sono un paio di cose che richiamano i bambini con la CAM, che è un'associazione di cui io sono iscritto, in cui ci credo e sono affezionato, sono amico. Di Voghera, sono bambini che hanno una malattia polmonare congenita, di cui la presidentessa è mia carissima amica, che è Mariluna Assano, e è un progetto che insomma va avanti con tanti altri amici da un po' di anni, quindi è richiamato anche in questo libro. A chi vuoi dedicare questo libro? A tutti quelli che si sentono un po' come Willy il Coyote, ma che comunque se non si arrendono mai e sono sempre lì che ci danno, che ci danno, che ci danno. Ecco, dove si può acquistare il libro? Allora, attualmente è da me. Bisogna contattare me stesso su Facebook, la mia pagina Facebook, ci sarà un annuncio che farò tra un po' di minuti su una piccola cosa e lì si troverà anche il libro più altre cose carine e simpatiche. Siamo nello storico Bar Bandirola di Voghera, perché hai scelto questo luogo per la presentazione? Perché tante storie sono nate qua, io vengo da questo bar da 25 passa anni e quindi tante avventure personaggi fanno parte di questo ambiente e quindi era giusto farlo qua.